In un contesto come quello dei veicoli elettrici delle Prix di Monaco di Formula E, non poteva mancare qui al Principato la Seabird, che è la nuova barca che sarà impegnata nella nuova categoria denominata E1 Series, organizzata e fortemente voluta da Alejandro Agag e dal suo team, e che ha ricevuto anche il benestare della Unione Internazionale di Motonautica. Adesso, in questo prossimo servizio, vediamo in dettagli questa barca e alcuni dati tecnici molto interessanti per questa nuova imbarcazione che debutterà l'anno prossimo. E qui vedete esposta nello Yacht Club di Monaco la nuova barca E1 che debutterà nelle prossime stagioni con una nuova categoria di barche completamente elettriche, una barca che prevede di raggiungere una velocità di 50 nodi con batterie di una capacità di 37 kWh di energia con potenza da 150 kW, lunghezza di 7,5 metri, larghezza di 3 metri e peso di 800 kg. La barca che vedete è la Rice Bird. Un team di Venezia ha già confermato la sua presenza nella categoria. Prossimamente si stanno già allestendo altri team per iniziare con la prima delle stagioni previste e si tratterà di un campionato mondiale anche omologato e confermato dall'Unione Internazionale di Motonautica.